Passiamo un attimino alle esperienze lavorative, quindi abbiamo parlato di come è stata, no? La tua giovinezza. Sì. E poi dopo, ovviamente, ti è diventato un lavoro, È diventato un vero e proprio. Quindi a questo punto ti sei dovuto impegnare, nel Eh senso, sì, quando hai ho cominciato dovuto. a capire che la cosa diventava più seria. Poi da bambino non eravamo pochi bambini, ma avevamo l'incredibile fortuna di avere ognuno una voce diversa. Nessuno di noi ricopriva lo stesso ruolo che avrebbe potuto ricoprire un nostro piccolo collega. Io avevo una voce molto acuta, molto pulita, molto squillante, ma dolce, quindi venivo relegato a certi tipi di personaggi. Un altro mio collega con cui sono cresciuto, Simone Crisari, invece aveva una voce già da piccolo abbastanza più sporca, un po' più afona, più rovinata. Paolo Vivi, un altro mio collega sempre con quale sono cresciuto insieme, gli facevamo sempre fare i bambini cicciottelli perché era cicciottello pure lui, perché quindi era proprio La voce lo dolce molto, rappresentava, era diciamo. perfetto per certi personaggi, Esatto. certi caratteri, aveva anche un po' di zeppola, Ok. che poi ha corretto crescendo, ma quando era piccolo gli ha giocato a favore. Sì, perché poi alcuni personaggi diventano personaggi proprio per le voci. Esatto, però devi essere in grado anche di cambiare marcia al volo e poter fare anche altro, altrimenti verrai sempre e quasi esclusivamente relegato a certe A cose, quel a quei personaggio. personaggi o certi ruoli precisi. Quindi crescendo poi abbiamo avuto la fortuna di non dover sgomitare mai gli uni con gli altri perché eravamo molto differenti. Poi un'estate, cosa successe? Cambiò voce, sto piccolo bambino. Nell'arco di un'estate andai in vacanza, tornai e parlavo così. Diceva, ma Davide, ma che è successo? Non devi doppiare questo bambino? C'hai la voce di suo nonno. Come si fa? E mi sostituì mia sorella. Perché quando si è piccoli, le voci bambino, bambina sono Spesso, simili, sì. quindi siamo intercambiabili. E questa è una cosa fantastica. E lei iniziò anche così, insomma, a volte sostituendo me.